Buonasera, wrong on you. Buonasera. Presentatevi. Allora, sono Marco, sto alla chitarra acustica, l'accompagnamento, principalmente drum machine e sintetizzatori vari. Io sono Emanuele, invece alla chitarra elettrica e effettistica, diciamo. Senza voce, non canto. Senti, il progetto nasce da te. Sì. E tu hai un'estrazione diversa, ti sei avvicinato alla musica un po' con l'hard rock, con l'heavy metal, sì, raccontaci, sì, vabbè, un po' facevo, i tuoi primi... Facevo tutt'altra musica, cioè molto più spinta, più distorta, diciamo. Poi piano piano col tempo mi sono affinato l'orecchio, cioè andavo sempre verso una ricerca di melodia e non... non era più così, era molto più soft. Ricercavo delle onde sonore invece che cubi che sfondavano i timpani. Cioè, ma i tuoi idoli quando hai iniziato chi erano? Inizialmente suonando la chitarra, Jimi Hendrix, diciamo, no? Poi mi sono spinto oltre verso cose un po' più pesanti, tipo Sepultura, Metallica, classici gruppi con cui un ragazzo comincia a suonare la chitarra. E poi piano piano ho scoperto John Frusciante, che mi ha cambiato la vita. Ha cominciato a proprio aperto un'altra dimensione, capito? E quindi ho spianato. Quindi suoni più liquidi, più. Molto più soft, tenui. Più melodici più che altro. E poi hai scoperto anche un po' l'elettronica, sì, i sintetizzatori. Sì, quelli... da poco ho cominciato a suonare sintetizzatori, drum machine, quelle basi, perché ho pensato più di cioè, se avrei cercato un batterista avrei trovato comunque sia un progetto rock. Che alla fine, per quanto le chitarre sono soft, ok, c'è sempre la batteria che meno. Invece, mettendo una drum machine come base, c'è una base tutta dritta, però è comunque sia è un po' più nascosta, quasi minimale per reggere il tempo, però che allo stesso tempo riempie. Da per dare pure un battito proprio. Sì, sì, pure quello è una ricerca melodica, perché non c'è solo beat, musiche di batteria, ma anche note in sé per sé. L'incontro tra voi due come è avvenuto e l'idea di fare questo duo? Ah, guarda, è partito tutto da un mese, diciamo, che del blocco Martina aveva sentito, cioè è triste, aveva sentito qualcosa di mio, così mi hanno detto vabbè, perché non lo porti live, è figo. E ho detto, vabbè, ma sto solo, come faccio? Ma le prime mie canzoni sono tutte tracce di chitarra intrecciate, quindi erano solo in studio, che neanche con la loop station si potevano fare. E allora ho chiamato Emanuele perché c'ha gusti un po' più aperti, non è il solito chitarrista rock, infatti lui ascolta molto Mogwai, tutto post-rock. Lo spiegno perché sì, per Montezaglio. Quali sono un po' i tuoi gusti? Raccontaci. Sono partito ovviamente con il rock, poi i radio ti hanno dato una nuova vita. E poi da lì Sigur Rós è stato un altro incontro fondamentale. Fatale. E poi Mogwai, Cospedio Black Emperor, Silver Mountain Zion, tutta comunque la scena canadese, che gli Ersta pure, gruppi di Moya e tutti loro, sono adesso, come dire, la mia isola felice. E quindi appunto io sono musica con un altro gruppo, diciamo, differente, strumentale, più lunga, dilatata. Senti, però è interessante. The Edge e gli U2 non li avevate mai ascoltati? Sì, no, io c'ho mia madre che è fissata. Invece è stato il concerto a Roma di del tour di pop. Però è un album un po' particolare. Comunque, principalmente la drum machine mi è venuta in mente sentendo 15 Step dei Radiohead, yeah. Principalmente. Poi ho sentito Kid Day, ho detto dai, progetto elettronico. Anche gli upstrap, cose del genere fanno. E quindi abbiamo pensato, lo fanno i radio perché non lo posso fare io. E quindi no, niente, siamo partiti di questo effetto. Senti, nella scrittura dei pezzi ci sono invece qualche eco del grunge, di certe cose di Pearl Jam, di Soundgarden, un certo modo di usare la voce. Loro è una scena che seguite o no? È un po' capitato? Beh, si allontana un po', comunque sia dei Soundgarden, magari non Antichrist, ma Black Hole Sun, quella canzone si avvicina un po' di più. Comunque sia una ricerca melodica, di introdurre la voce melodica di un pezzo melodico. Più forse Temple of Dog,
Ah, i Time for Dog erano molto un po' più... Sì, più melodici anche. Sì, tipo, avete un uso un po' della voce, dei bassi sì. della voce, ma che sì, ricorda... Sì, Eddie Vedder pure, ricordo. Sì. Eddie Vedder, sì. Infatti lui è un po' il modello per questo tipo di... Sì. E poi pure appunto la, il folk, Nick Drake e Eddie Vedder appunto. Nick Drake, sì. Voi siete praticamente all'esordio. Oggi sera. Sì, oggi infatti siamo trovati spiazzatissimi su sto palco, perché noi suoniamo dentro una stanza alla fine, siamo in due, quindi... il bello di essere in due, poi non organizzasse, è una svolta. Sì. E quindi suonare su sto palco molto grande diventa pure un po' dispersivo, cioè abbiamo la voce mai sentita così. L'effetto che noi siamo, un effetto per la voce particolare, mai sentito così, per questo c'è quindi paura che esce... Progetti futuri ne avete? Beh, suoneremo a Coachella Festival. No, no, beh, sicuramente continuiamo, non è che abbiamo fatto solo per sta data. Continueremo sicuramente, poi stiamo un po' occupati della grafica, di un ipotetico logo, e abbiamo cominciato a registrare, abbiamo messo qualche traccia su SoundCloud. Il titolo, cioè il, più che il titolo, il nome della, della band, da dove viene? Guarda, il nome intero è Wrong on You, col punto esclamativo, sì. Cioè che comunque sia... cioè, è interpretazione libera, nel senso, è sbagliato su di te, però che cosa, non è inteso né su chi poi, né su chi, né su me, cioè dipende come lo leggi, no? Wrong on You lo leggi verso di te, o Wrong on You lo leggi verso il chitarrista o il cantante, e quindi è comunque sia una cosa, magari la gente si soffermerebbe a pensarci, se gli vado tra due, ma suona come nome, ma suona come nome. E per i vostri testi di cosa parlano, a cosa vi ispirate? Guarda, dipende da testo a testo. Il mio testo si chiama Widow, che comunque già parla di vedove, ok. O Man, che è quello un po' più macabro. Man parla di un amico nostro che è morto l'anno scorso per alcuni problemi, e abbiamo dedicato una canzone. E poi niente, Daydream, tutte parole fantastiche. Daydream, sogno occhi aperti, quindi... È un trip, fondamentalmente un trip, non che mi sono drogato, ho scritto e poi che... ma che magari rispecchia una situazione un po' particolare. Più che altro per il momento che si vive serve a volte qualche testo simbolico. Sì, liberatorio, che sì. Comunque sia preferirei vedere questo trip che la succede oggi. E Side invece, ritornando, dice Find Your Side, però il tuo lato, però è inteso da varie parti, tipo lato... stazione sociale, politica, ok, però lo scegli te sicuramente, cioè l'ascoltatore. Dico. Fate un saluto al pubblico del 7 si fa in 4. Grazie mille per l'invito, ci fa molto piacere suonare qui, noi siamo Wrong on You, Marco, yeah. Emanuele. Emanuele. Grazie mille. Grazie mille.